Ciao amici di YouTube, qui con voi Lasciare Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, notizia importante, perché ci sono i sorteggi del nuovo calendario della Serie A 2023-2024, che inizierà il 20 agosto, finirà il 26 maggio. Ovviamente sarà un calendario asimmetrico, quindi il girone d'andata non sarà uguale al girone di ritorno, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Finalmente sapremo chi affronteremo la prima giornata, la terza, la quarta, la quinta. Cosa ne pensi? Sta canna mare. Ecco. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi... Un attimo solo, si dice una domanda, cosa ne pensi? Un vetatore che inizia il campionato. Appena finito, ancora da inizia il ritiro del Napoli, il ritiro delle squadre. Napoli-Genoa. Cristian. Napoli-Mira. Incredibile, io dico Napoli-Bologna. Comunque, ancora da convincere di dire le squadre, già vogliamo che inizia il campionato, lo volete anche voi. Però Napoli c'è 3-0 subito. No, ma ancora ti metto subito. Cosa esagera? Voglio, vi invito a scaricare il numero di S in descrizione. È ovvio. In maniera gratuita. Sarà sorteggiata. Ma sarà il sorteggio della nuova maglia del Napoli. E poi basta scaricare l'app in descrizione in maniera gratuita, gratis, non si paga niente. Vedete le notizie del calcio. Bellissima. Notizie del calcio mercato. I video nostri, i video degli influencer, i video dei giornalisti. Di tutto e di più. Qua è iniziato il calendario e cioè il sorteggio, vedremo quello che succederà. Vediamo. Voglio farvi sapere qui sotto nei commenti se siete carichi il 20 agosto per la nuova stagione del Napoli. Ma grande novità, noi saremo anche a Di Maro, quindi vi terremo compagnia durante il primo ritiro dei nostri campioni d'Italia. Adesso proprio Verona. Chi si è salvato? Pezzi in Serie B, si è salvato il Verona. Quindi lo rivedremo quest'anno. E rivedremo tre neopromosse. Di nuovo il Genoa, di nuovo il Cagliari. E dopo tanto tempo, anche dopo tanto tempo, 2018, dopo 4 anni, anche il Frosinone in Serie A. Non ci scordiamo che noi vedremo pure la Supercoppa a gennaio. Ma perché non è cambiato? Perché non è cambiato? Più soldi, chef! Cioè, perché ho un Napoli di qua Fiorentina e l'Inter di qua Lazio. Fanno la semifinale e secondo. Esatto. Amici meno. Si terrà conto delle disponibilità del campo. Si mette più forte. Se un Napoli non se ne va, si mette più forte. Napoli, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juve. Prima, seconda, quindi e sesta giornata, tra cui anche in prasettimale e ultima giornata, non si possono incontrare. Si sapeva. Allora fammi cambiare. Ma la squadra terra vuol di chi? Fammi cambiare Napoli Sassuolo. 20 secondi ragazzi. Sapremo le sorti del nuovo campionato della Serie A. Ma sai che Napoli-Torino pure, però sono Napoli Sassuolo. Io ho detto Bologna. Io Napoli Sassuolo. Genoa. L'ora X è scattata. Bologna-Milan. Prima c'è già sbagliato. Milan, partita. Bello. Empoli-Hellas-Verona. Questo è un altro Frosinone. Un ragazzo ha detto Frosinone Napoli. Bello, dai. Prima giornata, il 20 agosto. Tutti a Frosinone. Genoa, Fiorentina, Inter Monza. Frosinone Napoli. Inter Monza. Molti due. Genoa, Fiorentina, bella partita, Lecce, Lazio. Bello. Torino, Cagliari. Eccolo qui, ci siamo quasi, Oh, ma pare che non è facile. La becco 2 anni fa. Con Ronaldo, Quindi qualcosa non è facile. 2 anni fa. Wow, Frosinone Napoli, ragazzi. Ma è Frosinone. Ad apri con me. Frosinone ha cambiato allenatore, mi sembra. Non è più. Di conseguenza, come struttureranno le squadre? Chi è? Ah, Napoli, di Francesco. Ah, ma quindi c'è. 3 giornate di Francesco. E ma. Decima giornata, scontro diretto Napoli-Milan. Cazzo, un po' E 24esima giornata, che dovrebbe essere gennaio. Febbraio, Milan-Napoli. Ok, quindi così, 29 ottobre Napoli-Milan. Napoli-Inter. 14esima giornata, 3 dicembre Napoli-Inter. 29esima giornata, 17 marzo Inter-Napoli. Però mi piace su 3 dicembre Napoli-Inter. Uffritti, non posso fare. Juve Napoli. 10 dicembre. Ectonim, Napoli Inter, Juve Napoli. 10 dicembre, 15esima giornata Juve Napoli. E 3 marzo Napoli Juve. E tenemmo pure Milano a marzo. Noi gli stavamo chiappati a fine aprile, dai. E tenemmo Milano a marzo. Ma troppo Juve e Inter. Inter e Juve, veramente. Seconda giornata. Napoli Sassuolo.
Sassuolo, mai su Napoli Sassuolo. Bravo, mai su Wikipedia. 27 agosto si gioca a Napoli Sassuolo. Per le altre squadre ci sarà Lazio Genoa, Juve Bologna, Fiorentina Lecce, Cagliari Inter. Milan Torino, seconda giornata. Milan Torino. Terza giornata Napoli Lazio. Big match. Non hai detto che si doveva acchiappare. Che cazzo ne so. No, non si è escluso Lazio. Oh, Napoli Lazio Roma Milan. Bello. E Inter Fiorentina. Adesso giornata è spettacolo. Allora, Frosinone Sassuolo e Lazio il 3 settembre. Sanno Sassuolo ci metterà di fa quando ci manca sì. È vero. Quasi in Serie B. Quarta giornata Genoa-Napoli. Genoa-Napoli. Va dai, qua ci tengo. Udervi. Inter Milan. E sono 12. 17 settembre c'è il derby Inter Milan, c'è sta Genoa Napoli, quindi noi Frosinone, Sassuolo, Lazio Genoa, il primo quattro non ha mio malamente secondo me. Bologna Napoli il 24 settembre. Quindi giochiamo due volte fuori casa, Genoa Bologna. Sono sì. Buono, da Cagliari. Sesta giornata Napoli-Udinese. Napoli-Udinese. Ma va bene. Va bene. Va bene. Può andare. Sì. 27 settembre. Settima. Lecce-Napoli. Lecce-Napoli. Va bene. Poi c'è Atalanta-Juve. Settima giornata. Milan-Lazio. Oh, Milan nei primi sette giornate. Mamma mia. Ma ci mi vendono punti. Ottava giornata Napoli-Fiorentina. Ah. 8 ottobre Napoli-Fiorentina ragazzi. Poi c'è Inter Bologna, Genoa-Milan, Cagliari-Roma, Lazio-Atalanta. Sto derby, Roma. Ah, Roma, nona. Verona-Napoli. Verona-Napoli. Il 22 ottobre, nona giornata. Milan-Juve. Per ora ragazzi, se dobbiamo commentare il calendario, le prime 9 giornate siamo andati di big, che bene. Solo Lazio e Fiorentina. Lazio e Fiorentina. Vediamo per l'undicesimo, dai. Salernitana-Napoli. Va bene. 5 novembre. Dopo il Milan andiamo a Salerno. Salerno. Va bene. Bravo, andiamo partiti subito, veloci. Ce l'abbiamo mangiato subito. Solo un big match nelle prime 9 giornate. Ma due se proprio dobbiamo mettere. Fiorentina e Lazio. Napoli-Empoli. Napoli-Empoli 12 novembre. Due Cagliari, Lazio, Roma. Secondo me a dicembre sono ammazzata. 26 novembre a mia Bergamo. Mia Bergamo, mamma mia. Atalanta-Napoli, 26 novembre. 3 dicembre a Maite Napoli-Inter. A dicembre sono ammazzato. Già stiamo alla coppa. Con cappelle là, Napoli, subito. Milan, Frosinone, Udinese, Verona, Torino, Atalanta, Sassuolo, Roma. Mi sto prendendo solo Napoli. Napoli, Napoli sto prendendo qua, cazzo. Però Torino, Atalanta è bella mattina. Juventus, Napoli. Juve, Napoli, 10. L'avevamo detto prima. Voglio che ammazzate. Abbiamo l'Inter in casa il 3 dicembre e il 10 a Torino, Juve, Napoli. 10 dicembre. Atalanta, voglio l'aereo. Vediamo il 17, Napoli-Cagliari. Ok. Dai. Un po' di... Ci riprendiamo, il mese dice un po' di aria, Napoli-Cagliari. Mo Cagliari e Sam. O Monzo quando c'è fa? Roma-Napoli. Quindi dicembre è micidiale, ragazzi. Dicembre è micidiale. No, io non mi ci ha fatto, ma questa dicembre proprio dicembre Inter, Roma. Inter. A me Juve. Pozzi, Napoli-Monza, 18esima giornata. L'ultimo è Toro-Napoli. Sì. L'ultima di andata Torino-Napoli. Dillo! Gennaio. Invece di parlare. Parli più po'. È il 7 gennaio. Torino-Napoli, 7 gennaio. Roma-Napoli. Come lo fa per fare? Per il girone d'andata possiamo dire che le prime 7-8 giornate, anche 9 giornate, siamo andati bene. Mese di dicembre, micidiale. Napoli-Serenità. Napoli-Serenità nel 14 gennaio. Questa è la prima di ritorno. Sassuolo-Napoli. Sassuolo-Napoli il 21 gennaio. Eppure l'hanno chiappata all'inizio del girone d'andata. Sassuolo. Seconda. Lazio. Fine gennaio, Lazio-Napoli. No, dai. È nata voto. E com'è? Uguale. Per lui non è asimmetrico. Milan-Napoli, lo sapevamo l'11 febbraio. Sai che freddo fa? Ah, quindi Lazio-Milan, sempre due big match ragazzi ci abbiamo, Ci avviciniamo a Napoli-Genoa il 18 febbraio, quindi dopo il Milan Napoli-Genoa, il 25 come 26esima giornata abbiamo Cagliari-Napoli, quindi dopo il Genoa. Cioè noi odonim tutto insieme. Bravo. Il big match. Bravo.
Onid. Sì. Napoli Juve il 3 marzo, l'abbiamo visto prima. 10 marzo Napoli Torino. Napoli Europa, Europa 1, Napoli Torino, l'Atalanta. Inter Napoli. Ce lo sapevamo. A marzo, quindi voglio dire Inter e Juve, eh. Inter Napoli 29esima giornata, 17 marzo. È mo sbucato, ma guarda. Andiamo avanti dalla 30esima, 34esima. Napoli Atalanta. Aiuto, mese marzo Inter. Marzo dice Inter, Juve Atalanta. Dicembre nei giorni d'andata, giorno di ritorno. No, Lazio no. No, c'è pure la Lazio. È giusto buono. No, febbraio in Lazio, Maria. Vediamo la 31esima giornata, Monza Napoli. Ad aprile, il 7. Napoli Frosinone il 14 aprile. 33esima, un altro derby. Empoli Napoli, 24 era. Napoli Roma. Napoli Roma il 28 aprile. 5 maggio. Napoli. Udinese Napoli. E noi l'anno 4 noi maggio. L'anno scorso il 4 maggio abbiamo vinto matematicamente lo scudetto. No, e il Frosinone. Fiorentina il 19 maggio. È l'ultima collega. L'anno scorso pure l'abbiamo acchiappato a maggio. Era Fiorentina il 7. Era il tuo compleanno. Dai, chiudi! Hai rotto le palle! Stiamo morendo di fame. Atalanta Torino. Atalanta Torino. Il 26 maggio 2024. Verona Inter. Non ne parliamo. L'Inter è come Verona in Serie B, eh. Aia. Verona Monza. L'ultima giornata, Lazio Sassuolo, dovrebbe essere Napoli Lecce, Milan Salernitana e Napoli Lecce. Allora, chef, cosa ne pensi di questo nuovo calendario? Di le prime tre partite, sì. Secondo me ha macchiappato sia all'andata che al ritorno all'andata, mese di dicembre ha macchiappato 3-4 partite. Sì, sarà. Secondo me potevano essere equilibrate. Per esempio Sparpagliare invece la macchiappata è come al ritorno nel mese di marzo teniamo Roma, Juve, Inter. Sì. Se nel mese di dicembre facciamo i punti o comunque riusciamo a vincere quasi tutte le partite e entrare le big, siamo da scudetto. Eh sì, perché come, no, come si verifica là, sono d'accordo. Poi dobbiamo vedere anche le soste nazionali. Esatto. Non ci dimentichiamo che quest'anno abbiamo la Supercoppa italiana, abbiamo la Champions, ma non ci dobbiamo fare a Champions. Ragazzi, ci stanno il Napoli deve essere, non so, poi faremo anche i sorteggi di Champions, vedremo quello che succederà nel prossimo campionato, perché poi è giusto dividere le energie, perché non sarà facile. A gennaio c'è la Coppa d'Africa, non ci sarà Osimhen, non ci sarà, speriamo che esci subito da Nigeria. Speriamo bene subito. Guagliù, noi ci vediamo in un prossimo video, ci vediamo ovviamente a Di Maro per il nuovo inizio di questo nuovo Napoli 2023-2024. Spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto da me, da Cristian, da chef. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Non vediamo l'ora che cominci la Serie A, perché noi viviamo di calcio, viviamo di pallone, arriviamo di Napoli. Ci vediamo il 20 agosto. Ciao, forza Napoli.